verbo che ci è caro, quando prima ti ho lanciato, ho fatto riferimento al fatto che quando c'è stato, correggimi se sbaglio, il tuo primo grande successo popolare, la gente cantava abbastanza disinvoltamente i tuoi testi che non erano sicuramente molto comuni. C'era del divertimento da parte tua, magari anche un po' di crudeltà, tipo che costringevi a imparare questi testi un po' pindarici? Guarda, la vita mi ha insegnato una cosa, forse l'unica certezza che ho, che non mi piace né il sadismo né il masochismo, quindi è sicuro questo. E se faccio delle cose che apparentemente possono sembrare provocatorie, in realtà non lo sono per me. E esprimo quello che sento, non sempre, fortunatamente. Autocensura come? A proposito delle canzoni elaborate di cui si parlava, c'è stato un momento in cui lei si è sentito, io, Tu, ah, va bene, grazie. in cui ti sei sentito di doverti difendere nei confronti di chi a un certo punto mitizzava troppo la figura di Franco Sì, Battiato? questo è un altro, come un dispositivo che mi ha regalato la natura. Quando negli anni Ottanta andavo sul palcoscenico, sentivo quel genere di reazioni, mi giravo sempre come pensare che ci fosse qualcun altro dietro di me. E questo mi ha salvato da stupide caricature, perché la forza del pubblico è la sua infedeltà, la cosa che mi affascina di più è questo. Quindi a volte può succedere che tu credi di avere un successo reale, ma non è reale, quasi mai è reale. E questo è molto divertente, non è Dato. traumatico. Sei il primo personaggio che fa scattare l'applauso ogni risposta. Beh, insomma. Questa è una cosa, insomma. Hai avuto una carriera abbastanza varia, direi, nel senso, musica, diciamo, contemporanea, impegnata, opera, una certa anche, un certo uso Musicale, del pop. certo. E proprio in riferimento al periodo in cui facevi però musica più impegnata, che rapporto avevi con la musica leggera? Per dirci, canticchiavi il tuo conterraneo Gianni Purtroppo, ecco, Bella? qui devo dire, e faccio un auto da fé, che come tutte le persone che si credono intellettuali, commettevo un errore fondamentale, quello cioè di sottovalutare la musica leggera, e quindi mi credevo come un musicista serio, ma però è durato poco, poi sono subito andato ai ripari. E in quel momento credevo che esistesse solo la musica di ricerca, effettivamente consideravo la musica leggera come così, una cosa troppo frivola. Però ripeto, poi ho recuperato e ho apprezzato moltissimo certi cantautori che all'epoca consideravo veramente diversamente da dopo. Temibili, Come? temibili, tipo, No, nel no, senso di. come quando qualcuno utilizza, ecco, la parabola dei talenti, utilizza un talento sottovalutandolo, no? Quindi non stando all'impegno che dovrebbe lo stesso talento generarti, insomma. Non so se mi sono spiegato. Ma sì, si Mi capiva, stai insomma. trattando come Paul Weller. No, l'italiano per fortuna lo capisco bene. No. E poi ho forse trattato male Paul No, no, Weller. dici, no. Ah, nel senso che ti Sì, temo? no, no, ma che dici? Ma neanche per idea, no, No, però che l'italiano ecco, me la cavo, ecco, meno diciamo. male. Nonostante qualcuno abbia detto che io ho dei problemi con l'italiano, però io ritengo anche che l'italiano abbia qualche problema con me, comunque. L'italiano, la lingua? Sì, la lingua. Io invece vorrei sapere che differenza c'è tra le canzoni di Franco Battiato degli anni Ottanta e invece le canzoni che Franco Battiato scrive oggi. Dal momento che, insomma, ci sono delle collaborazioni nuove, sono stati coinvolti, abbiamo visto prima È una Madaschi. differenza sostanziale, come credo per tutte le persone. E le canzoni degli anni Ottanta non contengono il me di oggi, io contengo loro. Ti è piaciuta questa? Fantastico. Era profonda. Da senza parole come sempre. Proprio a proposito della tua raffinatezza anche di espressione, una parte della tua immagine è comunque di musicista raffinato che comunque sul piano umano sembra avere raggiunto un certo, non vorrei rischiare, ma un certo equilibrio. È vero o è a noi che piace
pensarti così. No, questo è abbastanza vero. So che in un momento del genere è una cosa da schiaffi, però sto bene da solo, quindi e lo sai che stare da soli, se non si sta bene, se non si ha un certo equilibrio, diventa veramente difficile. Ah, sì. E questa è una cosa, credo, per adesso di avere. Sì. Mi auguro. Senti, nell'ultimo disco c'è una canzone dedicata a Maria Callas, sì, che è una diva per, la diva per eccellenza. Oggi c'è ancora bisogno di questa immagine, dell'immagine del divismo, della, o comunque della diva in senso stretto, della figura femminile così identificata? Ma ti posso dire che ho avuto un trasporto molto forte per Maria Callas come donna, e siccome grazie a Dio non sono un frustrato, non ho problemi a diventare un ammiratore sproporzionato di quelli che sono uomini o donne vicini all'essere divino, no? Maria Callas mi piaceva moltissimo come donna e come cantante era superba, e sono entusiasta di questo, come quando da ragazzino all'età di 12-13 anni a scuola si facevano le corse, vedevo qualcuno in 100 metri che ci lasciava 50 metri, io ero pazzo, dico, ma guarda, ero ammirato, non gli avrei rotto una gamba per arrivare prima di lui. Capito? Ero ammirato dal suo talento nella corsa o in qualunque cosa, no? Quando vedi qualcuno che disegna bene, come fai a non entusiasmarti? Devi essere ben misero ad avere invidia del talento di un altro, secondo me. Grazie. Sembra, non è sempre facile, a volte lo so, le contingenze costringono magari persone che non si vedono riconosciute a macerarsi un po' nel fastidio musicale, come lo chiamo io. Beh, purtroppo è così. Succedere. Sì. Salieri pare che avesse qualche problema. Esatto. Per esempio, quello è un caso eclatante. Una parte della tua, diciamo, ispirazione, o comunque dei testi che scrivevi prima tu, adesso Manlio Sgalambro, comunque in una parte di questi testi ci sono delle bacchettate su quello che non va. Insomma, tu che hai scritto Povera Patria, io ricordo da piccolo Bandiera Bianca, come vedi l'Italia oggi? E sembra un po' un documentario, male, quando te male, lo chiedo. Devo dire che quando la verità è sta succedendo nel nostro secolo sempre di più, perché è sempre stato così, l'uomo è sempre stato la feccia che è in qualunque secolo. Oggi la verità sta venendo veramente fuori ed è insopportabile che qualcuno non rispetti le regole, capito? Perché se politicamente stai combattendo un altro, ma gli metti la cocaina nel cassetto, gli mandi, ma ti sembra una cosa possibile? L'Italia è, dai tempi dei gesuiti, il popolo degli inganni, dei sotterfugi, sempre tutto va sotto, no? Tutto sotto, e fa crollare questa penisola, la sta mangiando dalle basi, secondo me. Non ho una grande stima dell'assetto politico italiano. Per quanto forse nel resto del mondo non è che succeda poi di tanto meglio. Infatti chi si muove dall'Italia? Infatti, chi ha girato poi lo sa, in effetti. Invece, Franco Battiato ha qualche rimpianto per il passato? No. No, no, non sono un nostalgico, amo il presente e non posso pensare... Parli anche di secoli passati? No, io parlavo semplicemente della vita precedente. Della vita di questa vita? Sì, della vita in corso. No, beh, non vedo l'ora di arrivare a una certa età, se il destino me lo consentirà. No, non sono un giovanilista, non dirò mai, quando avevo 18 anni, bel pirla che ero, questo è così... Insomma, sai, le solite cose che uno magari si volta dietro e deve decidere, oppure deve capire se tutto ha un senso di essere, oppure se ci sono delle cose che si possono anche togliere dal verbale. Un po' era questo il senso. Questo è molto interessante, e credo che forse, per esempio, per quanto riguarda la mia vita, purtroppo si sta parlando troppo di me. Comunque, avrei tolto volentieri 4 o 5 anni di buio quando arrivi a 18 anni a Milano, ha in mente di fare successo, e quindi tutta la vita non ha più senso, l'obiettivo è quello, e questo ti crea un annullamento, come dire, ci sono 4 o 5 anni in cui non vivi più realmente, ma
è il pensiero a determinare la tua azione, quindi perdi il contatto col fisico, non senti più, stavo dicendo una brutta parola comunque, i calcagni, non senti più i polpacci, ecco.